video, Rado Stoichev. Guarda, partiamo da questo, guarda Rado. Cioè, hai capito dove sei qui? Guarda. Sono a Modena. Guarda cosa c'è lì dietro, guarda. Cioè, tanta roba, eh? Sì, tanta roba. Adesso, visto che ci sei da qualche tempo, mi dici che effetto ti fa stare a Modena? È una responsabilità, di sicuro una responsabilità grande, nei confronti di tutta la città, i tifosi, la squadra, sì, non è semplice. No, eh? No. 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 Che effetto ti ha fatto la settimana scorsa tornare a Trento? È una settimana la più strana della vita professionale, sì, non mi aspettavo tante cose, però succedono nella vita. Bisogna accettarli e andare avanti. Io sono entrato con una sensazione molto strana al palazzetto, addirittura ho sbagliato, ma davvero, sul serio, ho sbagliato la strada e stavo per andare a destra, che del solito è la panchina di Trento, e mi sono accorto dopo i primi due passi. Era molto strano tutto. Immagino. Allora torniamo a Trento, guarda cosa c'è qui, guarda la bacheca anche qui. Ci sono delle... Facciamo vedere anche un po' di... Allora, Rado, lì c'è una squadra che si chiama Panini, cioè qua sei nel tempio qua, della pallavolo. Sì, non so tutta la storia, mi ricordo molto bene di Panini, di tutti i campioni, di tutto. So tutto. E come ti trovi? Dai, avrai metabolizzato adesso un po' il problema. Quale problema? Di essere qui. Cioè allenare a Modena è come allenare il Real Madrid, come allenare Barcellona. Non è un problema, assolutamente non è un problema. Una responsabilità, una soddisfazione. Una responsabilità, però non è un problema, anzi mi piacerebbe tanto di farlo. Come stai facendo? No, però con i risultati, perché per adesso no. Beh, oggi è andata bene. Oggi è andata bene, però... 3-0 a Ravenna, non sono neanche arrivato perché c'era la neve da Milano, non ho visto neanche un'azione. Devi migliorare nella guida, te, perché sei sempre... È colpa mia, va bene, okay, devo partire prima. No, con tutto il rispetto di Ravenna, noi ci interessano le partite molto più importanti e io sono consapevole che ancora altre squadre sono avanti a noi, dobbiamo lavorare. Ecco, cioè, quelle due davanti a te sono più lontane, cioè che sono poi Civitanova e Perugia, sì, giusto? Sono molto bravi, giocano da pallavolo di alto livello e c'hanno una marcia in più in questo momento. Ecco, dimmi, non ti chiedo di Ebro, ti chiedo solo se sei soddisfatto della tua squadra quest'anno. Come lavora e come si impegna, sì. Come la qualità di gioco, ancora no. Abbiamo tante cose, una squadra nuova. Partita quasi da zero. L'unica intesa che avevano era tra Bruno e Erwin. Gli altri giocatori sono tutti nuovi. Abbiamo tanto di lavorare e tanto di migliorare. Però come si impegna la squadra e come lavora in campo, sì. Ora ti chiedo l'ultima cosa che riguarda il mondiale, perché ormai sei italiano ma sei bulgaro, quest'anno c'è questo connubio strano, cioè il 2018 Italia e Bulgaria per organizzare il mondiale, come è già successo per l'europeo, cosa ne pensi? Ma sarà di sicuro un campionato molto interessante che vado a vedere sia in Bulgaria che in Italia. Dipende l'Italia quale squadra è presente in campo, si giocano tutti, hanno una buona possibilità secondo me, perché la squadra italiana con Osmani e Ivan dentro è una squadra molto completa e di buon livello, quindi anche pur avendo il campionato in Italia può avere aspettative alte. Anche secondo me, Ganev dice che è un binomio vincente Italia e Bulgaria, vedremo quello che succederà. Fra un po' è Natale, puoi dire quello che vuoi a tutti gli appassionati di pallavolo, non solo i modenesi. Ma soprattutto i modenesi. Ai modenesi auguro che la loro squadra e la nostra squadra va molto bene. Questo li auguro per il nuovo anno e salute a tutti, salute e pace. Allora, adesso vi dico una cosa. Rado, che conosco discretamente bene, a volte sembra burbero e duro, ma in effetti è un tenerone simpaticone, insomma. Chiudi con un sorriso. Mi emozioni così, quasi. Auguri anche a te, Rado. Auguri a tutti, auguri. Ciao. Auguri.